Facciamo quindi un altro esercizio. Sia R con K la quantità A D con K più N con K, dove K va da 1 a da 0 a K-1. Bene, questo è il segnale ricevuto dopo la discretizzazione in un sistema di comunicazione numerico, quindi insieme al ricevitore. Il significato dei parametri dovrebbe essere ovvio. P con K sono i bit informazionali e poiché si tratta di una modulazione BPSK, Binary Phase Shift Keying, sono numeri compresi a partire dall'intervallo meno 1 e 1, quindi bit 0 fase 0, quindi 1, bit 1 fase pi greco, quindi meno 1. A è l'ampiezza, che è la potenza trasmessa attenuata dal canale sotto radice. Quindi qui dentro c'è la potenza in trasmissione attenuata dal canale, quindi c'è la potenza di ricezione. E N con K è una variabile aleatoria normale a media 0 e varianza sigma quadro, e sono ID, quindi sono i campioni di rumore dopo discretizzazione. Per stimare l'ampiezza A si utilizza la sequenza di training meno 1, meno 1, 1, 1, 1, meno 1, 1. Domande: A, illustrare il problema della stima di canale. O sincronizzazione nelle comunicazioni numeriche. B, per il problema in questione che stiamo affrontando ora, trovare la stima ML dell'ampiezza A, se fatta con questa sequenza di training. Quando il segnale ricevuto è questo qui. Meno 0,66. Meno 0,84. 0,77. 1,1. 1. Meno 0,51. E 0,93. Per 10 alla meno 20. Domanda C. La scrivo qui sopra. Calcolare l'efficienza in potenza e la sua probabilità di errore
quando A su sigma uguale 6 dB. Va bene? Domanda risposta. Sempre velocemente e sempre con grosse linee, poi voi sarete più precisi. Intanto si può scrivere il segnale ricevuto in un sistema di comunicazione digitale che opera in banda passante. Quindi è parte reale di 10^2 di una grossa quantità più il rumore. Questa grossa quantità è l'equivalente passo a basso ricevuto. Qui ci sarà un'ampiezza non nota perché è stata attenuata dal canale e non è nota, è bastimata. Ci sarà una fase aleatoria introdotta al canale elevata di teta. Poi c'è la sommatoria per k uguale a 0 a k-1 dei segnali trasmessi nei vari stati di segnalazione k. S di t meno tau, ritardo introdotto al canale, non noto da stimare, meno k t più delta t, dove t è il tempo di simbolo e delta t è, detto mille volte, incertezza sul tempo di simbolo. E poi dipenderà dai simboli A con K e dai precedenti simboli, se c'è memoria. Per la frequenza portante, quindi elevato a 2π con gli FCT, più anche un'incertezza sulla frequenza portante del F. Le incertezze hanno dei motivi e potete illustrarli. E il problema è che tutte queste quantità, o alcune di esse, devono essere stimate in ricezione per poter fare una decodifica. Ampiezza, ritardo, fase, incertezza sulla portante, incertezza sul timing. Come si fa a stimare queste grandezze? Ci sono tanti algoritmi ad hoc, proprietari, subottimi, ma in genere sono tutte quante approssimazioni di un algoritmo, tra virgolette, ottimo, che prevede di minimizzare una funzione di costo, massimizzare una funzione di merito. La funzione di merito in genere viene presa è la funzione di verosimiglianza. A questo punto vi potete scrivere la funzione di verosimiglianza, che abbiamo già fatto, che a questo punto, una volta che avete discretizzato, sarà sempre una gaussiana e dipenderà da φ, vettore dei parametri non noto da stimare, e A, vettore dei simboli da stimare. La stiannella a questo punto ha l'espressione che ha massimizzazione della funzione di verosimiglianza. Due casi si possono estinguere: il caso A, simboli noti, allora in quel caso è minima distanza o massima correlazione, perché se i simboli sono noti, l'unica in fondo incertezza è nella parametro φ, e quindi la densità è quella di una gaussiana, e per massimizzarla basta minimizzare l'esponente, quindi andare a minima distanza o massima correlazione. Se invece i simboli non sono noti, perché stiamo parlando di un processo di sincronizzazione a stima di canale non data edit, allora quella non è una verosimiglianza, la gaussiana, ma è una verosimiglianza condizionata. Bisogna prima mediare su tutti i possibili simboli, si fa la media, la sommatoria, e poi si massimizza quella funzione. Esistono tante tecniche di stima di canale, o meglio, la stima di canale può essere, ci sono tanti principi con cui si possono suddividere le varie categorie di stima di canale. Uno l'abbiamo appena scritto adesso, data edit e non data edit, fase di tracking e fase di stima di canale, di acquisition, acquisizione, open loop o closed loop, quindi feed forward o feedback. E poi potete metterci anche un bello schema finale in cui vi fa vedere con schema blocchi per il segnale ricevuto, la stima della portante per fare una conversione in banda base, poi la stima delle ampiezze della fase e il filtraggio adattato, la stima dei ritardi e del timing, il campionamento, e poi stima l'ampiezza che va nel detector per fare la stima finale del simbolo. Ok? Ma tutti questi sono argomenti che avete visto nelle precedenti lezioni.
Ora invece qui rispondiamo alle altre domande, la domanda D. Beh, la domanda D è molto semplice perché la CML l'abbiamo appena detta, è la massima verosimiglianza. Quindi dobbiamo prima scriverci la verosimiglianza di quella stringa di quella sequenza di simboli ricevuti. Allora, mi definisco il vettore R pari a il vettore che ha per elemento kesimo il kesimo segnale ricevuto R con K. È fatto sulla base di 7 simboli training, quindi prende il segnale ricevuto sui primi 7 intervalli di segnalazione, da 0 a 6. Questo sarà uguale, per quanto vedo lì, a B con 0, B con 6, più N0, N con 6, i campi di rumore. Fatemi chiamare questi vettori B vettore e N vettore, per comodità. E allora, per come sta scritto qui, R, vettore ricevuto, non è nient'altro che una gaussiana, o meglio, un vettore di variabili aleatori congiuntamente gaussiana, vettore di rumore, più una quantità non nota, perché i simboli di training B sono noti, ma il coefficiente A di ampiezza non è noto. Quindi questa qui è una gaussiana, o un vettore gaussiano, scusate, a media A per B, e in matrice covarianza quella del rumore. Ma siccome sono campione di rumore ID, la matrice di covarianza è sigma quadro identica. La verosimiglianza quindi è semplicemente la densità degli osservabili scritta come funzione del parametro da stimare A, ampiezza, e la densità della gaussiana, quindi è 1 sul radice di 2π greco sigma quadro alla 7, perché sono 7 campioni, elevato a meno 1 su 2 sigma quadro norma R meno la media. È chiaro che per massimizzare questa verosimiglianza basta minimizzare l'esponente. Quindi la stima ML dell'ampiezza A è l'argu max della verosimiglianza, ma poiché è una gaussiana, argu min dell'esponente. Si tratta infatti di una stima di canale data edit fatta con simboli di training, il vettore dei simboli B, infatti B è 9. Tra l'altro è anche un esempio che abbiamo fatto già in una lezione, qualche lezione fa. In realtà quella espressione si può ancora semplificare, perché la norma quadro di R meno A per B si può sviluppare, perché questa qui è uguale a il quadrato del primo meno due volte il doppio prodotto meno due volte il doppio meno il doppio prodotto, scusate, che è B trasposto per R più A quadro norma di B al quadrato. E ora R quadro non conta perché non dipende da A, lo potrei buttare via. Due volte A B trasposto per R è il vettore, il prodotto righe per colonne fra il vettore dei simboli B e il vettore del segnale ricevuto R, quindi è B con 1 0 per R0 più B con 1 per R1 più B con 2 R2 e così via. La norma è B al quadrato, ricordatevi che sono B, quindi B o fa 1 o meno 1. La norma quadro di un vettore che è fatto da 1 e meno 1 è la lunghezza del vettore stesso. Ora, questa è chiaramente una parabola. Coefficiente del termine secondo grado positivo,
quindi è convessa, il minimo ce l'ha nel vertice. E il vertice è meno b, coefficiente del primo grado, quindi due volte la sommatoria, diviso due volte a, coefficiente del termine di secondo grado, 2 per 7, 14. Quindi la sommatoria diviso 7. C'è un settimo, somma su k che va da 0 a 7, di r con k, b con k. Questo è lo stimatore ml, è uno stimatore, e quindi è una variabile aleatoria. Se ci metto al posto, perché dipende da r, del vettore ricevuto, che è una variabile aleatoria, se al posto di r con k ci metto i campioni della sequenza ricevuta, ottengo una stima ml. Stimatore è una variabile aleatoria, ed è funzione della variabile aleatoria osservabili. Stima è quando al posto della variabile aleatoria ci metto il numeretto e ottengo una realizzazione. La stima ml di A, quando utilizzo questa sequenza di training e ricevo questa fila di osservazioni, quindi quando questo è segnale ricevuto e questa sequenza di training, è conto che ho già fatto, 8.3 per 10 alla meno 21. Ok? B con K devo mettere la sequenza di training. B con K è quello. Certo, dobbiamo metterci sequenza di training, perché quindi siamo in questa fase. Siamo nella fase. Ok, giustamente siamo nella fase di stima. Questa è una stima di canale, ampiezza, data edit, quindi con simboli di training. Okay. Quindi i simboli sono noti. Cerco di stimarmi il coefficiente di ampiezza A. Lo stimatore è questo qui. Se al posto dei simboli ci metto quelli di training, anzi questi sono noti, quindi sono i simboli di training, sono quelli lì, r con k ci metto quello che osservo, ottengo quel numeretto lì. Se non ci mettessi quello che osservo, ma ci metto soltanto, vi faccio notare che se io al posto di r con k ci metto l'espressione, la sua espressione, cosa ottengo? Un settimo, sommatore su k che va da 0 a k meno 1, quindi a 7, di a b con k più rumore per b con k. Cosa ottengo? B con k per b con k fa b con k quadro, cioè 1. Per a fa a. Portarlo fuori la sommatoria fa a. B con k per rumore è il rumore per un numero che fa 1 meno 1. Sempre il rumore che ossiamo. Somma di termini di rumore, otteniamo un settimo, somma su k che va da 0 a 6, va a 6, qui, di b con k, n con k. Questa è una combinazione lineare di variabili aleatorie di rumore, che sono variabili aleatorie id, a meno 0 e valenza sigma 4. Tutto questo oggetto qua è ancora una gaussiana, perché è una combinazione lineare di gaussiane e gaussiane, a media pari un settimo somma delle medie, ma ognuno c'ha media 0, quindi a media è ancora 0, e varianza un settimo al quadrato, somma delle varianze perché sono indipendenti, la varianza di ognuno è il coefficiente al quadrato per varianza della singola variabile aleatoria,
ma b con k è un bit 1 meno 1, quindi al quadrato fa sempre 1, per la varianza di m con k che fa sigma quadro, fa sigma quadro. Sommatoria 7 volte sigma quadro è 7 sigma quadro, diviso 7 al quadrato, sigma quadro 7. Quindi come vedete, lo stimatore ml è una variabile aleatoria gaussiana a media e varianza sigma quadro 7. Lo stimatore è una variabile aleatoria. Quando al posto di R però ci metto le variabili che osservo, sto prendendo una variabile aleatoria e ne vedo un'osservazione, quindi divento un numero. Ecco il numeretto, realizzazione di variabile aleatoria. La realizzazione di uno stimatore si chiama stima. Infine rispondiamo all'ultima domanda. Efficienza e impotenza e probabilità di errore sul bit. Ma questa è una BPSK, è una binaria antipodale. I possibili simboli sono due e quindi sono il bit. In un caso, quando il bit fa 1, la fase fa 0, il simbolo fa 1 e io ricevo A. Quando il bit fa 0, quando il bit fa 1, la fase fa pi greco, il simbolo fa meno 1 e io ricevo meno A. La distanza fra due simboli o due bit è 2A. L'energia media per simbolo uguale all'energia media per bit uguale col bit 0 a quadro, col bit 1 meno a quadro, sempre a quadro. Efficienza e potenza, rapporto tra distanza minima al quadrato e energia media per bit uguale 4, come già sapevamo. La stiamo ricavando per l'ennesima volta. Probabilità di errore sul bit è facilissima perché è la probabilità di errore media, ma se i bit sono equiprobabili è la probabilità di scambiare un simbolo con l'altro, un bit con l'altro, che sono tutti e due uguali. Ma siccome sono a distanza di questi due simboli, che sono due bit, la probabilità di errore è Q di D su 2 sigma, ricezione coerente. Ma non potrei fare altrimenti perché è una BPSK, quindi l'unica ricezione possibile è quella coerente. Ma la distanza D si chiama, abbiamo detto, si chiama 2A, quindi vuol dire che questo è Q di A su sigma. Ma il parametro su sigma è dato perché dice che calcolare la probabilità di errore sul bit quando A su sigma fa 6 dB. Calcolare quanti sono 6 dB, valutiamo l'upper lower bound nel punto 6 dB, facciamo una via di mezzo e esce fuori 3,98 circa, che fa upper lower bound, via di mezzo 3,4 per dire una piglia.
facciamo un ultimo esercizio e poi possiamo chiudere questo. Forse due, vediamo cosa si riesce a fare. Allora, un modulatore digitale ha a disposizione le seguenti forme d'onda, sono tante, sono 8, non puoi fare un disegno decente e rapido. Non metto nulla, ma la metto solo sulla prima. Se la forma d'onda, tutte le forme d'onda sono lunghe, durano t secondi. Quando c'è un crossing che passa da negativo a positivo, positivo a negativo, avviene a metà tempo di singolo. Ok, t mezzo. Quello che conta qui sono ampiezze, a mezzi e meno 3 mezzi di A. Questo è secondo me t. S con 2. Meno 3 mezzi, meno mezzi. L'ampiezza la sto scrivendo invece sull'asse Y, Y sopra o sotto il rettangolino. S con 3. Meno a mezzi più a mezzi. S con 4. Meno a mezzi. S con 5 a mezzi. S con 6 a mezzi meno a mezzi. S con 7, 3 mezzi di A a mezzi. S con 8, 3 mezzi di A, meno mezzo. Dove T è il tempo di singolo e fa 100 microsecondi. A è l'ampiezza, è una costante positiva. Il canale è AVGN con PSD pari a n mezzi 10 a meno 12 watt per S e l'eccezione si utilizza la regolazione ML. Domanda A: ricavare la codecisione e disegnare lo schema blocchi ricevitore. Domanda B: trovare la rappresentazione geometrica dei segnali S con M. Sono 8, quindi da 1 a 8. Calcolare poi il bitrate, l'efficienza in banda
è l'efficienza in potenza di questo formato di modulazione. C, trovare regioni di scissione. E una possibile codifica di Gray. Calcolare poi la probabilità di errore sul bit quando A uguale 10 a meno 3 e si utilizza una codifica di Gray appena trovata. Alla prima domanda potete rispondere voi. Faccio solo notare che si tratta di una modulazione in banda base, perché come vedete non ci sono coseni a frequenza FC. E chiaramente per trovare la regola di scissione e lo schema blocchi ricevitore forse è meglio fare prima la domanda B per vedere un po' di che tipo di modulazione si tratta, qual è la sua dimensionalità, altrimenti non... e qual è la sua rappresentazione geometrica segnale. Quindi in ogni caso è meglio rispondere prima alla domanda B. Rappresentazione geometrica segnali è una modulazione immaria con m uguale 8, perché ci sono 8 possibili simboli, non è binaria, è immaria, e ha dimensionalità pari a quanto? Per capire la dimensionalità bisogna trovare le funzioni di base, così uno, vedendo quante sono le funzioni di base, capisce quella dimensionalità. Però si dovrebbe capire quante sono le funzioni di base. Chiaramente due, che tutte quante le forme d'onda che vedo lo posso costruire partendo da due sole funzioni semplici. E quali sono queste due semplici funzioni? Due gradini, uno a mezzi. Qui c'è una versione fatta, due rettangoli, uno fra 0 e t mezzi, l'altro fra t mezzi e t, e l'altra versione invece è? No, è sbagliata. Quindi ci prendiamo la prima allora. Allora, siccome t è un impulso rettangolare a durata t mezzi, e siccome lo voglio normalizzato a norma 1, quindi regione Italia, lo divido per la sua radice. Secondo due. È lo stesso rettangolino traslato a destra di t, perché non è che ci vuole molto a capire questa forma d'onda, la faccio in due rettangolini, il primo moltiplicato per un coefficiente negativo e il secondo per un coefficiente positivo. Questo è gli stessi due rettangolini, positivo e positivo, e così via tutti quanti. Tutte le forme d'onda disponibili al modulatore possono essere costruite a partire da questi due rettangolini. Uno centrale in zero e ampio t mezzi, e l'altro 120 mezzi e ampio t. Con queste due funzioni in base è immediato vedere che tutti quanti i segnali si possono scrivere come un coefficiente per la prima funzione in base più l'altro coefficiente per la seconda funzione in base. Guardate che il coefficiente non è a mezzi, perché la funzione di base non è u di t, ma è u di t per radice 2 su t. Quindi per ottenere questo devo moltiplicare la prima funzione di base per a mezzi per radice di t mezzi. Così quando lo moltiplico per la prima funzione di base, a mezzi per radice di t mezzi per radice 2 su t, radici vanno via e rimane a mezzi per il gradino. La rappresentazione geometrica dei segnali quindi è immediata, S con 1 uguale quando abbiamo detto che è
abbiamo detto c'è un recinto in mezzo ovunque, va bene? A c'è ovunque, prima coordinata meno 3 mezzi, seconda coordinata un mezzo, ok? Lo scrivo meglio qui. S con U e T è uguale a meno 3 mezzi A gradino impulso rettangolare più A mezzi impulso rettangolare traslato. Queste non sono le forme d'onda di base perché ci manca il termine radice di 2 su T, allora moltiplico e divido per radice di 2 su T. Meno 3 mezzi radice di T mezzi radice di 2 su T impulso rettangolare, e questa finalmente è la prima funzione di base psi con 1 e T più A mezzi, qua ci mancano 3 mezzi A, radice di T mezzi radice di 2 su T U di T mezzi di T meno T mezzi, e questa è la seconda funzione in base. Di conseguenza il vettore rappresentativo di questo segnale è il vettore delle coordinate, cioè il primo coefficiente è questo e il secondo coefficiente è questo. Vedo che ci sta un A radice di T mezzi che è comune, lo porto fuori e rimane meno 3 mezzi un mezzo. E così per tutti gli altri, in particolare S con 2 c'è sempre una radice di T mezzi davanti, e cosa abbiamo? Meno 3 mezzi meno un mezzo, e andando avanti velocemente A radice di T mezzi S con 3 è meno un mezzo, S con 4 è uguale a A radice di T quarti meno un mezzo, S con 5 uguale A radice di T mezzi un mezzo, S con 6 è un mezzo meno un mezzo, S con 7 è 3 mezzi un mezzo, e infine S con 8 è 3 mezzi meno un mezzo. Questa è la rappresentazione geometrica dei segnali, per cui cancello tutta questa parte della lavagna, così stiamo più comodi. Poiché è bidimensionale, la rappresentazione geometrica dei segnali, che è la fila dei vettori, questi otto vettori, li posso anche disegnare questi otto vettori. E come vedete stanno su una griglia rettangolare, a maglie quadrate. Infatti le possibili coordinate x sono meno 3 mezzi, meno un mezzo, 3 mezzi. E le possibili coordinate y sono più o meno un mezzo. Qui stiamo a meno 3 mezzi un mezzo,
S con 1, S con 2 è meno 3 mezzi meno un mezzo, S con 3 è meno un mezzo un mezzo, S con 4 è meno un mezzo meno un mezzo, S con 5 è un mezzo un mezzo, S con 6 è un mezzo meno un mezzo, S con 7 è 3 mezzi e un mezzo, ed S con 8 è 3 mezzi meno un mezzo. Sempre per A radicetti mezzi. Quindi si tratta di una modulazione che conosciamo, o meglio, non è una modulazione QM perché la QM è in banda passante, però la stessa rappresentazione geometrica da QM, quindi ha tutte le caratteristiche da QM, stessa probabilità di errore e stessa efficienza e potenza, solo efficienza in banda cambia perché non è in banda passante ma è in banda base, per il resto è tutto identico. E quindi possiamo anche rispondere alle altre domande. Faccio soltanto completo il disegnino facendo vedere questa distanza qui, che è la distanza minima, ed è pari a la distanza fra due di questi. Ad esempio potrebbe essere la distanza fra la coordinata x fra s con 3 e s con 5. Ora S con 3 è meno un mezzo, S con 5 è più un mezzo, la distanza è 1 per A radicetti mezzi, quindi A radicetti mezzi. Ok? Rispondiamo a questo punto, fatto questo disegno, possiamo dimenticarci di questa rappresentazione geometrica dei segnali perché è tutto sintetizzato qui sotto. Cancelliamo tutta questa roba. Bitrate è il numero di bit che mando, log 2 di m su log 2 di m, diviso il tempo che impiego per mandare quei bit, t secondi. È una modulazione Mario con m uguale 8, quindi sto mandando 3 bit ogni t secondi, dove t fa 100 microsecondi. 100 microsecondi significa 100 per 10 alla meno 6, cioè 10 alla meno 4, giusto? Quindi è 30 kilobit al secondo. L'efficienza in banda, anche questa è molto semplice perché è R su W, cioè log 2 di M su T diviso, quant'è la banda? Se andate a guardare le forme d'onda che abbiamo utilizzato come forme d'onda di base, sono tutti rettangoli, impulsi rettangolari due lati mezzi. Quindi la banda è la banda di un impulso rettangolare a 2 lati mezzi. Siccome un impulso rettangolare a 2 lati mezzi è una sinc in frequenza dove il primo nullo sta 2 su t, se voglio scegliere il 95% dell'energia, mi ricordo che la sinc prende il 95% con 2 nulli. Prendo questa come banda, due volte il primo nullo, 4 su t.
Logo 2 di m era 3, 3 quarti. Come vedete la banda è questa qui, perché siamo in banda base. Se erano QM saremmo stati in banda passante, che la banda era il doppio. Quindi l'efficienza in banda era la metà. Infine, efficienza in potenza è l'efficienza in potenza di una QM, ma la possiamo ricalcolare in maniera molto semplice perché calcoliamo l'energia media per simbolo. S con 5 come l'ha fatto? Era A radice di mezzi e aveva coordinate un mezzo, giusto? Quindi la sua energia è A quadro T mezzi per un mezzo al quadrato più un mezzo al quadrato fa un quarto più un quarto fa un mezzo. Mentre S con 7 aveva coordinate A radice di T mezzi che moltiplicava coordinata X 3 mezzi, coordinata Y 1 mezzo e quindi la sua energia era A quadro T mezzi per 3 mezzi al quadrato 9 quarti più un mezzo al quadrato 1 quarto 10 quarti e 5 mezzi. La metà dei segnali come sono come con 5, quindi hanno come segnale numero 5 e quindi energia A quadro T mezzi per 1 mezzo. L'altra metà dei segnali sono come con 7, S con 7, quindi energia A quadro T mezzi per 5 mezzi. La media è un mezzo per un mezzo fa un quarto, più un mezzo per cinque mezzi fa cinque quarti, un quarto più cinque quarti fa sei quarti, tre mezzi. Tre mezzi di A quadro T mezzi, cioè 3 A quadro T quarti. È giusto? Controlliamo, tanto questo conto l'ho già fatto. Non l'ho già fatto, quindi dobbiamo fidarci. Il rapporto. Questa è l'energia media del simbolo. L'energia media del bit è l'energia media del simbolo diviso log 2 di m, che fa 3, e quindi tutto quanto è A quadro T quarti. Di conseguenza, l'efficienza in potenza, che è la distanza minima al quadrato diviso l'energia media del bit e il rapporto fra la distanza minima A radice di mezzi al quadrato A quadro T mezzi diviso l'energia media del bit A quadro T quarti, efficienza in potenza pari a 2. Ok? Che è poi quello che sapevamo perché la QM ha un'efficienza in potenza di 2, quindi si trova. Ok, sono tutti chiari i passaggi. Scusi, ma quando calcoliamo l'energia del primo gruppo di segnali, perché c'è un mezzo, tutti i mezzi? Cioè non è radical 2 al quadrato, quindi 2? Allora, il primo gruppo di segnali sono quelli più vicini all'origine, 3, 4, 5 e 6, quindi sono, hanno tutti la stessa energia pari a con 5. Poiché il quinto segnale è A radice di mezzi per un mezzo, come quelle in coordinate, l'energia di questo primo segnale è il coefficiente al quadrato, A quadro T quarti, per l'energia del vettore un mezzo, prima coordinata al quadrato un quarto, più seconda coordinata al quadrato un quarto, fa due quarti, cioè un mezzo. C'era qualche errore nel conto che abbiamo fatto prima, forse fatto troppo di fretta. Questo era l'ultimo punto della domanda B, efficienza in potenza. Calcoliamo la domanda, troviamo la risposta
ho le risposte, insomma rispondiamo alla domanda C. La domanda C chiede di trovare come prima cosa le regioni di decisione, che fortunatamente è una cosa molto semplice perché è una modulazione molto regolare, in realtà è proprio una QM, quindi. Le regioni di decisione ovviamente sono dei semi-intervalli, no scusate, sono dei semi-intervalli. Allora, tutta la fila dei simboli di sopra è separata dalla fila dei simboli sotto dall'asse X, tutta il quadrato dei simboli di sinistra 1, 2, 3, 4 è separato dal secondo gruppo 5, 6, 7 dall'asse Y, poi i segnali 5 e 6 da 6 e 7, da 7 e 8 sono separati da questa linea, i segnali S1 e S2 sono separati da S3 e S4 da questa linea qui, le regioni di decisione sono queste, che se vogliamo renderla più chiara, ancora più chiara, possiamo rappresentare in maniera alternata. Per ottenere questo disegnino. È ovviamente possibile fare una codifica di Gray, sono 8 simboli, siamo 3 bit, che vi devo dire? 000, 001, 011, 010. E a questo punto di qua ci metto tutte le stesse cose con gli 1. 111, 110, 101. Che è quello che manca, giusto? Sì. Sì, ok. Questa è una possibile codifica di Gray, una possibile perché ce ne sono tante, a seconda di come li piazzate. Probabilità di errore sul bit. La probabilità di errore sul bit, se viene effettuata con i tiri di Gray e se la probabilità di errore sul simbolo è molto meno di 1, cosa che verificheremo ex post, è circa uguale alla probabilità di errore sul simbolo diviso il numero di bit, log 2 di n. In questo caso fa 3. Probabilità di errore sul simbolo, a parte che per la 8QM si trova subito perché ci sono la metà dei segnali 1, 2, 3, 4 che hanno 1, 2, 3 vicini, si può sbagliare in tre modi e la probabilità di errore c'è una certa espressione, funzione di Q, e l'altra metà dei segnali che hanno 2 soli vicini e si può sbagliare in soli due modi. La prova di errore ha un'altra espressione, dipende dalla funzione Q, e quindi calcolo la probabilità di errore dell'8QM. Cosa abbiamo già fatto? A memoria veniva fuori qualcosa del tipo 5 mezzi Q meno Q quadro. Ma non ci interessa, perché noi utilizzeremo direttamente la nearest neighbor approximation, che tra l'altro per la 8QM corrisponde alla... non è un'approximation, è proprio la... probabilità di errore vera una volta trascurato il termine Q quadro, e lo posso fare se la probabilità di errore è molto piccola, perché Q rispetto a Q quadro è enormemente più grande. Quindi nearest neighbor approximation vai da se probabilità di errore sul simbolo è molto meno di 1,
e se la costellazione è regolare, cioè un certo numero di vicini a distanza di min, è pari a un terzo numero medio di vicini a distanza di min U di min su 2 sigma. Ora, il numero medio di vicini a distanza di min è molto facile, perché la metà dei simboli, quelli che stanno più vicini all'origine, 3, 4, 5, 6, hanno un vicino a sinistra a distanza di min, uno in basso e uno a destra, quindi hanno 3 vicini a distanza di min. L'altra metà dei simboli, e sto parlando dei simboli 1, 2, 7, 8, quelli esterni, hanno soltanto uno a destra e uno in basso vicini a distanza di min, 2. 3 mezzi più 2 mezzi uguale 5 mezzi, e infatti si trova esattamente il coefficiente che ricordavo. Con un terzo davanti fa 5 sesti. Invece il termine è di min su 2 sigma, è come al solito la radice di un mezzo, efficienza e potenza, ma neanche serve perché noi ce l'abbiamo già di min, sta scritto qua, non serve neanche convertirlo in efficienza e potenza perché con bisogno è 0. Quindi di min è radice di A radice di mezzi diviso 2 volte sigma. Sigma è la radice della PSD del rumore nel 0 mezzi. Semplifichiamo un po' di cose. 2 e 2 via. Rimane A mezzi radice T su N0. Ora però il testo dell'esercizio ci dice di calcolare questa probabilità di errore sul bit quando A fa 10 a meno 3. Quindi al numeratore abbiamo 10 a meno 3. T abbiamo detto che il tempo di simbolo era 100 microsecondi, quindi 100 per 10 alla meno 6, quindi 10 a meno 4. E al denominatore c'è radice di n0, che è? Era n0 mezzi radice alla meno 12. Quindi n0 è 2 volte 10 alla meno 12. Meno 12 portato sopra fa 10 alla 12, meno 4 fa 10 alla 8, sotto radice 10 alla 4, che con 10 a meno 3 fa 10 al numeratore. Poi sotto ci rimane un 2 da qua, e da qua sotto rimane un radice di 2, quindi 10 diviso 2 radice di 2, cioè 5 diviso radice di 2. Quindi Q in 5 su radice di 2. Valutate questo numero, valutate l'upper lower bound e trovate la funzione. Probabilmente c'è un typo, magari la PSD del rumore non era n0 mezzi pari a 10 a meno 12, ma n0 mezzi pari a 1 mezzo 10 a meno 12. Se fosse stata questa, come credo che sia, 2 n0 è questo numero, e quindi questo è 5. E quindi dobbiamo dare la funzione Q nel punto 5, che fa roba tipo 2,87 per 10 meno 7, che moltiplicare per 5 sesti fa 2,39 per 10 meno 7. Ok.
infine vediamo un po' se si riesce a fare negli ultimi 20 minuti un ultimo esercizio. Magari lo impostiamo soltanto, oppure diamo soltanto il testo e poi lo svolgete a casa. L'esercizio è questo, un segnale con banda 15 kHz, quindi la banda del segnale faremo la chiamare W, 15 kHz, potenza normalizzata, fatemi chiamare questo messaggio M, per cui la sua potenza normalizzata la chiamo potenza del messaggio normalizzato P con MN pari a 0.5. È trasmesso su un canale con attenuazione 95 dB, quindi le perdite del canale L sono 95 decibel. La potenza del trasmettitore è pari a 1 milliwatt. Quindi c'è un trasmettitore, canale. E ricevitore, perché la ricevitore, il segnale è elaborato da due amplificatori in cascata. Il primo con guadagno di 30 dB e cifra di rumore pari a 7 dB. Il secondo con temperatura equivalente al rumore pari a 1000 Celsius e guadagno non è segnato, dall'altra parte non ci interessa. Dicevamo, il segnale è elaborato a due amplificatori in cascata prima di essere inviato al demodulatore. Modellabile dal punto di vista del rumore con un sistema ideale. Quindi a questo punto possiamo anche mettere qui la potenza di trasmissione che è 95 dB e la banda del segnale che è 15 kHz e la potenza del messaggio normalizzato che sono tutti i coefficienti che riguardano il segnale trasmesso che è 0.5 e cancello questa roba qui. Quindi questo è il testo dell'esercizio. Domande: a descrivere in dettaglio le sorgenti di rumore e il rumore introdotto dai sistemi che elaborano il segnale. Sistemi rumorosi, reali, insomma, non ideali. Domanda B, calcolare l'SNR in uscita al demodulatore nel caso si utilizzi una modulazione AM convenzionale con indice modulazione A pari a 0.25. Domanda C, calcolare l'SNR in uscita al demodulatore massimo che si può ottenere qualora si utilizzi una modulazione FM e la banda disponibile sul canale è al massimo di 250 kHz. Ok? Mancano 15 minuti, penso che possiamo, saltando la prima domanda che è di teoria e che abbiamo poi visto nelle ultime lezioni, quindi è fresca, passare direttamente alle domande B e C.
che sono abbastanza rapide. Infatti, se modelliamo qui il segnale uscito al trasmettitore come segnale più rumore o solo con solo segnale, sicuramente all'uscita del canale avremo la quantità segnale ricevuto, che è il segnale trasmesso attenuato dal canale, quindi S sul radice di L, più del rumore introdotto dal canale. Questo è il segnale ricevuto. Questo canale con questo rumore, poi questo segnale poi va in ingresso a due amplificatori, poi va al demodulatore, che è modellabile dal punto di vista del rumore come un sistema ideale, quindi non introduce ulteriore rumore. Quindi abbiamo un segnale fatto da ricevuto, che è fatto da segnale ricevuto più rumore, che viene elaborato da due amplificatori in cascata. Se voglio calcolare l'SNR per una modulazione M, devo calcolare prima l'SNR in banda base, qui, e poi calcolare l'SNR di una modulazione M che funziona l'SNR in banda base. Ma l'SNR in banda base qui è l'SNR dopo che il segnale è stato elaborato da cascata dei due segnali, dei due sistemi, scusate. E quindi l'SNR in uscita sappiamo già che aspetto ha. È l'SNR in ingresso degradato della cifra di rumore totale fatta dalla cascata di due sistemi. Quindi allora è molto semplice rispondere a questa domanda. Noi possiamo raggruppare questi due segnali, questi due sistemi in un unico sistema con la cifra di rumore data dalla cifra di rumore totale calcolata dalla formula di Fries e poi valutare l'SNR in banda base come potenza ricevuta l'SNR in banda base e l'SNR è l'uscita dei due amplificatori riceventi, che è 1 su cifra di rumore, SNR all'ingresso. L'SNR all'ingresso è la potenza del segnale, che è la potenza trasmessa, diviso L, le attenuazioni. Questa si chiama potenza ricevuta, diviso la potenza di rumore, che è N0W. Questa è la potenza di rumore. Chiaro? Vi faccio notare che questa è la potenza ricevuta dopo che è stata trasmessa, attenuato di L, quindi questa è la potenza ricevuta. Questa è la potenza di rumore all'ingresso dei due amplificatori, ma a noi serve all'uscita dei due amplificatori, perché se trasmetto in banda passante devo demodulare, ma dovrò sempre amplificare quei due segnali. Scusate, dovrò sempre amplificare il segnale della cascata dei due amplificatori. Se trasmetto in banda base, non demodulo, ma comunque riceverò il segnale amplificando il segnale con questi due amplificatori. Quindi l'SNR in banda base è quello che avrei fatto in assenza del demodulatore, quindi l'SNR è qui. Quindi devo valutare la potenza segnale qui, diviso la potenza del rumore. E la potenza del rumore non è quella che ho all'ingresso, ma un po' di più. Ok? Per essere precisi dovrei dire che se questo è il guadagno della cascata dei sistemi, tutto questo è la potenza di rumore e tutto questo è la potenza di segnale ricevuto. Va bene? Però siccome G semplifica, questo è quello e questo è quello che ottengo. Ora, la cifra di rumore totale è molto semplice per la cascata dei due amplificatori, quindi è la cifra di rumore del primo, che è 7 dB, più la cifra di rumore del secondo, che è 1 più T con E su T con 0, sottratta 1 e divisa per il guadagno del primo amplificatore, e quindi sto mettendo i pedici 1 al primo amplificatore e i pedici 2 al secondo. Questa quantità qui alla temperatura ambiente vale 5, che sono 7 decibel,
Per cui per segnare il panno base con R di 95 dB, N0 pari a K per T 0, dove K costante in borsa, quindi è un 38 per 10 meno 23, W la banda del segnale 15 GHz, cifra il rumore appena trovata, mettete tutti quanti i numeretti qui dentro, esce fuori 1039, che sono 30.17 dB. A questo punto possiamo rispondere alla domanda B, perché la domanda era qual è l'SNR, l'uscita del commutatore quando si utilizza una modulazione M convenzionale. L'SNR per una modulazione M è pari all'indice di modulazione al quadrato per la potenza del messaggio normalizzato diviso 1 più la stessa quantità, questo è il coefficiente che abbiamo chiamato eta, per SNR in banda base, con potenza del messaggio normalizzato pari a 0,5 e indice di modulazione A pari a 0,25 e SNR in banda base appena trovato. Sto correndo perché siamo un po' a fine lezione. Ottenete 31.5, che sono 15 dB di SNR. Se invece avessi utilizzato una modulazione FM, allora avrei potuto ottenere un SNR migliore, infatti, almeno per questi dati del problema. L'SNR per una modulazione FM, se ci troviamo sopra soglia, e quindi poi dopo dovremo verificarlo, è pari a 3 volte l'indice di modulazione di frequenza al quadrato, potenza del messaggio normalizzato per SNR in banda base. Tutte queste quantità sono note, l'SNR in banda base è già trovato, la potenza del messaggio normalizzato assegnata al problema, 3 è un coefficiente, manca soltanto l'indice di modulazione. Poiché l'indice di modulazione non è assegnato, lo possiamo scegliere noi. In realtà non è così, perché ci chiede l'SNR massimo, e quindi SNR massimo otteniamo quando l'indice di modulazione è il massimo che ci possiamo permettere. Dobbiamo trovare il massimo indice di modulazione. Io vi ricordo che beta, l'indice di modulazione, deve soddisfare due condizioni. Uno, non può essere troppo grande, altrimenti la banda, con la regola di Carson, è troppo grande e eccede la banda disponibile del canale. Quindi 2 beta più 1 W, che è più o meno la banda occupata sul canale, deve essere minore o uguale della banda massima del canale, quindi questa fatemela chiamare B con C max, altrimenti si confonde, che è uguale a 250 kHz. Ma d'altra parte l'indice di modulazione beta deve essere tale che l'SNR in banda base è maggiore o uguale all'SNR di soglia, che abbiamo detto essere circa uguale a 10 volte il coefficiente 2 beta più 1, cioè 20 beta più 1. Quindi beta non può essere troppo grande, altrimenti eccediamo la banda disponibile di un canale. Viceversa, beta non può essere ancora troppo grande, altrimenti l'SNR di soglia è troppo grande e va sopra l'SNR in banda base che abbiamo. Se fate i conti, la prima condizione ci dice beta minore di 16.6 periodico, la seconda condizione ci dice, quello sull'SNR di soglia, beta minore di 103.9. poiché si deve soddisfare entrambe le condizioni, il massimo beta ci possiamo permettere è 16.6, no scusate, non è 16.6,
Questo è questo numero, questi numeri che ho detto qui sono il coefficiente SNR banda base decimi e i coefficienti B con C su W. Quindi scusate, lo riscrivo così. La prima condizione è questa qua. 2 beta più 1 minore o uguale a questo numero, scusate, e 2 beta più 1 minore o uguale a questo numero, ce l'ho scritto in questi termini. La più restrittiva è chiaramente questa, da cui viene fuori che beta al massimo può valere 7.3 periodico. Dunque, se voglio il massimo SNR utilizzabile e ottenibile con una modulazione FM, devo utilizzare il massimo indice di modulazione, che è 7.3 periodico. Se ce lo metto viene fuori 1,8 per 10 alla 5. Che sono 52.6 dB. È molto maggiore la modulazione M anche perché, per due motivi. Uno, non c'è la portante, e gran parte della potenza va sulla portante. Vedete, A uguale 0.5, quindi un quarto va al segnale e i tre quarti vanno alla portante. E due, perché sto occupando una porzione banda molto maggiore. Siamo passati da W che era 15 kHz e 2W è 30 kHz, quindi la M occupa 30 kHz sul canale, la FM è 250 kHz, quasi 10 volte tanto. È ovvio che sprecando così tanta banda deve dare qualche